accettare i tagli e non piuttosto il taglio e il cuci. Titolo splendido che è stato dato recente con Migli, è venuto a Firenze da una serie di associazioni mediche che riguardavano proprio come si può intervenire in termini di razionalizzazione della spesa senza per questo penalizzare i cittadini. Io due elementi voglio portare insomma come contributo alla discussione di questa serata. Uno è che la razionalizzazione della spesa sanitaria debba passare necessariamente dalla visione ospedalocentrica a una visione territoriale della sanità. Questo è assolutamente fondamentale perché dobbiamo sforzarci tutti di portare vicino ai bisogni dei cittadini la nostra capacità di curare i cittadini. Parlo anche come medico di 33 anni, lavoro nel Servizio Sanitario Nazionale, con grandissima soddisfazione, nonostante che negli ultimi 3 anni abbiamo visto di operare le nostre risorse. E il secondo elemento importante nell'ambito della razionalizzazione della spesa sanitaria, che per inciso negli ultimi 3 anni si è ridotto insomma di almeno 20 miliardi.